È stato un autentico inferno bianco. È bastato che un mezzo pesante si mettesse in autostrada privo dei dispositivi di sicurezza, dei dispositivi antineve, per scatenare un vero e proprio inferno. Centinaia di automobilisti che con i loro mezzi sono rimasti impantanati nella neve, nel ghiaccio, per oltre 10 ore sulla Salerno-Reggio Calabria, nei pressi della Galleria Moio e all'interno della Galleria Moio di Cosenza. Un'emergenza senza precedenti che ha letteralmente paralizzato la nostra regione. Un'emergenza che noi abbiamo potuto documentare in presa diretta grazie alla straordinaria professionalità di una nostra collega, Cristina Iannuzzi, che è scesa dalla sua auto, si trovava in quelle zone per realizzare un reportage sui veleni dell'ex legnochimica di Rende. È scesa dall'auto di servizio con telecamera, microfono e ha iniziato a documentare tutto quel che stava accadendo. Il giorno dopo un'autentica bufera su ANAS, ANAS commissariata, una decisione ritenuta necessaria dal presidente Giorgio Armani, il quale ha detto quello che è accaduto è assolutamente inammissibile. Ferma anche la presa di posizione della Protezione Civile Regionale, che ha detto a noi è stato addirittura impedito di arrivare lì perché qualcuno nella catena che doveva provvedere affinché si evitasse quello che è successo, non ha fatto in modo che i soccorsi fossero possibili. Oggi è il day after, il giorno in cui si va alla ricerca delle responsabilità, si tengono incontri in prefettura, si cerca di capire se ci sono delle responsabilità, anche penali, e su questo la Procura di Cosenza ha avviato un'inchiesta sull'inferno bianco della A3. Non risponde nessuno. Se ne sono lavati tutte le mani. Tutto dell'auto mi sta dando qualche cosa da cibare il bambino. Questa è l'Italia. Non è repertorio, sono immagini drammaticamente reali dal cuore dell'inferno bianco della Salerno Reggio Calabria, immagini esclusive, immagini nostre, della nostra Cristina Iannuzzi, che ha documentato in presa diretta tutto quel che è successo nella infernale giornata di ieri. Di questo parleremo oggi con interviste altrettanto esclusive agli ostaggi di questa situazione. Lo faremo con i nostri ospiti in studio. Ve li presento: Pasquale Motta, direttore di lacinews24.it, il sito web, la testata web ammiraglia del nostro gruppo editoriale. Lo faremo con Giovanni Di Bartolo, presidente della Consulta regionale degli studenti, è un osservatorio importante il suo, perché da un duplice punto di vista, innanzitutto gli studenti sono coloro i quali per primi in Calabria soffrono dei problemi legati alla viabilità. Qui
in questa terra definita uno sfasciume, pendolo sul mare, da Giustino Fortunato, bastano poche gocce di pioggia per creare autentici disastri. E ieri è bastata qualche spruzzata di neve affinché accadesse quel che è accaduto. E poi Marco Martino, segretario regionale dei giovani dell'UDC, una formazione politica che lo chiama ad un incarico di grandissima responsabilità. Le classi dirigenti, se accade quel che è accaduto ieri, evidentemente hanno fallito. Il passato ha fallito e il futuro cosa ci riserva? Ne discuteremo con lui, ne discuteremo con i parlamentari calabresi, con alcuni parlamentari calabresi che saranno in collegamento con noi in diretta da Roma, grazie alla nostra inviata Michela Mancini. Lo faremo con tanti diversi interlocutori autorevoli che interverranno telefonicamente nel corso di questa puntata speciale dei Fatti in Diretta, una puntata speciale che si apre con il reportage esclusivo di Cristina Iannuzzi. Mezz'ora, sì, no, da più di mezz'ora. Ancora più di mezz'ora. Ho sentito che è un incidente più avanti. Da dove sta arrivando? Abruzzo. Com'è la situazione in Abruzzo? Tutto tranquillo. C'era la neve ma le strade erano pulite, l'autostrada era pulita. Sono arrivata fino a Bari, non c'era neve. Ma là funziona, qua non funziona nulla. E io dall'una che sono qua, sono arrivata, all'una era Bari e dall'una che sono ancora qua. 4 ore. Dove dovevo andare? Io a Reggio Calabria. A Reggio Calabria, signora. Lo sapevano loro che c'era allerta maltempo. Che aspettano di buttare un sale? A chi? Se lo vendono, lo portano a casa. Non lo so, se si può andare avanti così, 20 cm di neve. Siamo bloccati mezza Calabria, è vergognoso, scandaloso. No, dico, se per caso qualcuno si sente male, cosa accade? Muore. No, dove passa la tua ambulanza e come si fa? Non lo so, se lo devono pure chiedere, no? Ho chiamato l'ANAS, ma non li ho visti. Mi ha detto, se non cammina la macchina, stia fermo che poi arriviamo. Neanche rispondono. Che dobbiamo fare? Da quant'è che state aspettando? 3 ore. 3 ore, dalle 3:30. Hai visto qualcuno? No, niente. Siamo soli. Abbandonati da tutti. 4 ore siamo fermi qua e nessuno si vede a levare un po' di neve. Nessuno. È una vergogna della Calabria e del Meridione. Hai capito? Dove è diretto? Siamo diretti a Reggio Calabria. Dalla Liguria, dalla Spezia a Reggio Calabria, 4 ore che siamo fermi qua. E non c'è nessuno a levare una palata di neve, nessuno. Ha provato a chiamare l'ANAS? Noi abbiamo provato a chiamare tutti ma non risponde nessuno, non risponde nessuno. È una cosa vergognosa della Calabria, una cosa vergognosa. Tutta questa gente qui a aspettare, per aspettare qui delle ore, è una cosa incredibile, guarda, è una cosa incredibile. La Calabria è al 20° posto in classifica e al 20° posto rimarrà per sempre, per tutta la vita. C'ho il bambino che delle due che sono uscito dall'ospedale con un buco alla testa, dovevo rientrare a Vibo, alla pediatra e ho chiamato polizia, carabinieri, pure il 117 e non mi hanno risposto nessuno, pure la finanza. Ma venite a guardare il bimbo che c'ha, il bambino si è preso pure di panico, senza mangiare, doveva andare in bagno. Ecco qua, ecco la Calabria. Dovevo essere a Vibo che dovevo andare alla pediatra per prendere l'antibiotico e non c'è nessuno. Nessuno che mi si occupa di noi, eccolo qua. Siamo bloccati. Dov'è l'emergenza? Io sono cardiopatico pure. Io sono cardiopatico. È una vergogna, io mi vergogno di essere italiana. Al nord queste cose secondo me non accadono, solo al sud. Dove era diretta, signor? In Sicilia.
Quanto tempo sta aspettando qui? Noi siamo bloccati da 1:30, alle 13:30. Quindi penso che sia una cosa veramente vergognosa. Avete provato a chiamare qualcuno, i soccorsi? Abbiamo chiamato l'ANA, abbiamo chiamato... Niente, e se ne sono lavati tutte le mani. Cioè, ognuno ha fatto a scarica a barile, ecco cos'è successo. Pronto? Vabbè, tanto non te rispondono, dai. Avete chiamato l'ANAS? Sì, ma non risponde. 4 ore buttati qua e non risponde nessuno. Non vogliono sapere niente. Lei è un camionista? Sì, sì. Situazioni del genere si sono già verificate? Parecchie volte. È sempre la stessa storia, Qua non risponde nessuno. Intrappolato qui da 4 ore. Manco il terzo mondo, l'anima degli mortacci loro, come dicono su a Roma, cioè è da terzo mondo, cioè è incredibile una cosa, è arrivato l'ANAS. Qualcosa? Assolutissimamente no, soltanto che fanno schifo perché erano tutte cose prevedibili e non hanno fatto niente. Ci stanno migliaia di persone che aspettano a loro. Questa è l'Italia, purtroppo. Può dirci l'ora? 18:30. E siamo intrappolati qui dalle? Dalle 13, sempre fermi allo stesso modo. Grazie all'Italia, grazie a tutti quelli che ci governano. E soltanto a notte fonda la situazione si sarebbe sbloccata ieri sera a Cosenza. Una situazione infernale, l'abbiamo detto in premessa, che siamo stati in grado di documentarvi grazie a queste riprese, a queste interviste, testimonianze esclusive di Cristina Iannuzzi. Cristina Iannuzzi che oggi è nei nostri studi, nell'insolita veste di ospite. Grazie Cristina per quello che hai fatto ieri. Grazie a voi per avermi sostenuto, diciamolo, siete stati sempre a contatto con me, mi avete aiutato, supportato, perché per me non è stato per niente facile, è stato un inferno. La giornalista si è concentrata, ha fatto il suo lavoro, ma umanamente cosa si prova in quelle situazioni? Paura perché non avevamo contatti con l'esterno, noi non sapevamo che cosa stava succedendo fuori. Siamo rimasti prima un'ora in macchina ad aspettare, sperando che qualcosa si muovesse. Dopo un'ora qualcuno è uscito dalla propria auto, sono uscita anch'io, abbiamo chiesto quali erano i problemi, che stava succedendo. Poi qualche camionista ci ha dato qualche informazione sommaria, quindi perché i camionisti avevano contatti con altri loro colleghi che si trovavano proprio sul luogo dell'incidente, perché abbiamo saputo solo in quel momento, dopo 1:30, che alcuni camion si erano messi di traverso sulla carreggiata, per cui stavano ostruendo il passaggio. E ci dicevano pure questi camionisti che neanche i mezzi di soccorso potevano arrivare sul posto. Per cui siamo rimasti lì. Ci fosse stata un'emergenza, come diceva la donna che ha intervistato. Ma l'emergenza in realtà c'è stata, perché c'era questo ragazzino, abbiamo visto il padre. Il racconto del padre, un ragazzino uscito dall'ospedale qualche ora prima, operato alla testa, dolorante, spaventato, cioè doveva, questo ragazzino servivano delle cure e lui non le ha potute fare. Il padre ha chiamato più volte l'ANAS, l'abbiamo chiamata pure noi, ma l'ANAS non ha risposto. Lo abbiamo visto nelle immagini, solo alle 6:30, eravamo dall'1:30 nella galleria, solo alle 6:30 e respiravamo... Respiravamo, è una parola grossa, non si respirava,
perché molti per il freddo si erano chiusi in macchina, quindi si riscaldavano. Chi era uscito fuori, come me, anche perché i telefonini non prendevano la linea, la radio non si sentiva perché eravamo all'interno di un luogo isolato, ci siamo trovati così, siamo usciti dalla galleria, quindi ci siamo incamminati. Una situazione anche difficile perché sono passate sei ore, sono passate sei ore, è diventato buio e nessuno, a noi bastava una parola, bastava pure una parola di conforto in quel momento, non volevamo neanche l'informazione, volevamo essere rassicurati, nessuno ci ha ascoltati, poi si è creata una sorta di solidarietà, è scattata questa fratellanza tra di noi, perché non potevamo né mangiare né bere né fare dei servizi che comunque erano importanti, quindi l'autobus di linea ci ha fornito i servizi igienici, i camionisti ci passavano l'acqua, qualcuno ci offriva dei crackers, cioccolatini, insomma. È successo questo. Dalle 13 in autostrada, bloccati all'interno della galleria Moio, dobbiamo sottolineare una cosa, che non sei tornata a casa. Cioè questa notte sei stata costretta a restare a Cosenza. Sì, perché alle 6:30, quando sono arrivati tre operai dell'ANAS, seguiti da due agenti della Polizia Stradale a piedi, lo avete visto, a piedi perché non potevano. E noi eravamo proprio all'uscita dell'autostrada, noi eravamo a 100 metri dall'uscita autostradale, per cui raggiungerla a piedi era facilissimo. Quindi qualcuno poteva anche venire ad avvisarci, ad informarci di quello che stava accadendo. E sono riusciti, grazie anche alla nostra collaborazione, a liberare una carreggiata per fare passare almeno i mezzi di soccorso. Dopodiché ci hanno fatto fare inversione di marcia, siamo arrivati a Cosenza e ci hanno detto arrangiatevi. Cioè, a Cosenza abbiamo chi alloggi di fortuna, chi è rimasto in macchina. Come me sono andata a pernottare in un hotel, insieme a me c'erano altre persone, altre famiglie, una bambina di 4 anni che piangeva perché voleva tornare a casa. Oggi caccia i responsabili, vertice in prefettura a Cosenza, l'ANAS commissaria il compartimento regionale. Siamo in attesa tra l'altro di collegarci con Roberto Mastrangelo, che raccoglie questa eredità. L'eredità lasciata da chi evidentemente non è stato in grado di prevenire quel che è accaduto nella giornata di ieri. Tante polemiche, cosa rimane alla luce di quello che sta accadendo anche in questi momenti, le reazioni politiche, la caccia alle streghe come di consueto, però soltanto dopo che un episodio del genere si è consumato, fortunatamente senza tragedie, senza drammi. C'è amarezza perché, lo abbiamo anche sentito nelle interviste, l'evento era stato previsto. La neve in quel posto era attesa e sono caduti 20 centimetri di neve. Cioè 20 centimetri di neve hanno mandato in tilt la circolazione. Cioè tutte le persone che erano insieme a me nella galleria avevano le catene, perché c'è questa polemica, catene a bordo, avevano le ruote, insomma, attinenti insomma, al passaggio sull'asfalto innevato. Vedete, noi crediamo che il lavoro che è stato fatto da Cristina Iannuzzi è stato straordinario anche per un motivo: non vogliamo arrogarci meriti oltre quelli che abbiamo, cioè abbiamo fatto semplicemente il nostro lavoro, ma probabilmente se una giornalista non fosse stata lì e sin dall'inizio non avesse mandato le prime notizie attraverso il web, poi è normale che si è innescata un'ondata di protesta che un po' a tamburo battente ha iniziato ad interessare un po' tutte le redazioni giornalistiche. Il quotidiano per esempio è stato letteralmente preso d'assalto, il centralino si è quasi bloccato, poi anche altre emittenti televisive, però avere un osservatorio privilegiato ha fatto sì che ancor prima che si scatenasse la bufera mediatica su questa vicenda, l'opinione pubblica percepisse che effettivamente sull'autostrada qualcosa non è andato per il verso giusto. Ne è testimone Pasquale Motta, direttore di LaCNews24.it, 50.000 contatti per le notizie che pervenivano da quella galleria, per le fotografie inviate da Cristina Iannuzzi, per quella sua testimonianza. Pasquale. Guarda Pietro, insomma, noi siamo partiti, diciamo, in qualche modo avvantaggiati, perché insomma, il primo messaggio che io e te leggevamo nel nostro gruppo,
che ha mandato Cristina, insomma l'abbiamo preso, ma insomma non eravamo ancora convinti di... Dopo qualche minuto ci rendiamo conto che la situazione cominciava a essere... per cui io insomma lancio una prima, diciamo, cosa molto forte, in cui do del pirla al sistema dell'ANAS. Lì abbiamo avuto cognizione di cosa? Che insomma, cosa che non ha avuto cognizione l'ANAS, la stessa protezione civile. Che siamo nel mondo della telematica, dei social, dell'iPhone, dell'iPad, perché appena abbiamo pubblicato quel primo pezzo, insomma, a parte che ha avuto qualcosa ad oggi come 8-9 mila condivisioni, ma da quel momento in poi, oltre a quelli di Cristina, sono cominciati ad arrivare i messaggi, diciamo, da chi insieme a Cristina era lì nella galleria. Quando dico, a parte tutto il sistema che non ha funzionato, che si è collassato, ma insomma anche le informazioni, noi abbiamo avuto la fortuna di avere una giornalista che era lì, che era testimone dei fatti insieme a tutti gli altri, ma che se non avessero avuto... Se non fosse stata una giornalista, diciamo, era la solita lamentela degli italiani. No, ecco, sempre brava. No, una cosa importante, sul sito della Protezione Civile si dà una notizia assolutamente falsa. Io l'ho detto, poi ho fatto il secondo pezzo dove praticamente dico, si dicono, nel sito della Protezione Civile si dice tutto a posto, la carreggiata sud è stata liberata. Questo il bollettino dell'ANAS, quindi sostanzialmente alle 4:30, quando erano nel pieno del caos e del blocco, invece il sito della protezione, stiamo parlando, diciamo, di un mezzo che chiamava l'iPhone, era collegato in quel momento, quindi una provocazione, cioè una negligenza che è diventata una provocazione, perché nel momento in cui la protezione civile con un bollettino dell'ANAS annuncia che ha liberato la carreggiata e mentre quelli erano lì ostaggio, significa che insomma è collassato il sistema, non ha funzionato sul piano pratico, al di fuori di ogni logica che siamo nel mondo della telematica. I centralini chiusi, e ce li ha testimoniati con le immagini da parte... noi ci rendiamo conto, a Cosenza c'è una centrale operativa dell'ANAS che dovrebbe avere centralinisti, schermi, telecamere collegate. Insomma, stamattina era il minimo che poteva andarsene a casa tutto, diciamo, l'assetto dell'ANAS. Però non basta questo, poi lo dirò dopo. Giovanni Di Bartolo, presidente della Consulta regionale degli studenti, un osservatorio che va quindi dal Pollino allo Stretto. L'opinione pubblica come ha percepito e quando soprattutto ha percepito la gravità di quanto stava accadendo ieri? Beh, diciamo che anche dal servizio io sono rimasto un po' perplesso, nel senso che è quasi impensabile che ancora oggi comunque per un fenomeno così magari un po' fuori dall'ordinario, però non straordinario, si possa verificare la paralisi di un'arteria della nostra regione che ha tenuto bloccato diverse centinaia di cittadini per diverse ore sul tratto dell'autostrada. Io ho appreso la notizia ieri sera, onestamente mi è risultato anche difficile comprendere, anche perché diciamo, su tutto il territorio regionale abbiamo avuto problemi in modo particolare sulla provincia di Cosenza, su Catanzaro un po' meno, su Vibo, però in modo particolare il problema... Giovanni, chiedo scusa, completeremo un attimo, abbiamo in collegamento telefonico il papà del bambino ferito, quello che la nostra Cristina Iannuzzi ha intervistato ieri nella galleria Moio di Cosenza. Buonasera, mi sente? Sì, la sento. Parliamo con il signor? Rocco, allora. Sì. Rivedersi che effetto fa? Guarda, è proprio un incubo, è stato un incubo, io... Ieri sera, dopo tante lotte che ho dovuto chiamare tutti, ho chiamato anche la Guardia di Finanza per darmi una mano e mi ha detto che loro non possono fare niente. Poi sono arrivati quelli dell'ANAS, si hanno sgomberato e mi sono fatto uscire alle 8, dici esci, vai a Cosenza e trova qualche riparo. Dici. E ieri sera ho dovuto lasciare la macchina a Castiglione e la Cosenza, alla stazione, a Rende,
Perché il bambino voleva rientrare a casa perché mi piangeva, doveva prendere le medicine. Ecco, quindi lei che ha vissuto questa terribile esperienza e doveva tornare a casa già dalla, insomma, intorno alle 13, alle 14, doveva essere a Vibo Valentia per delle cure importanti per suo figlio, come attraversa, come ha vissuto la notte insieme al suo bambino? Brutta. Guarda, io stanotte non ho dormito perché il bambino ha avuto gli incubi. Ma dove avete pernottato? Come l'avete passata? Brutta. Cioè, avete parcheggiato la macchina a Castiglione e poi? L'ho lasciata là, ho chiuso la macchina e ho visto che c'era il treno alle 21. Alle 21 e poi siete rientrati, insomma, in treno. Sì. Alla luce si è scatenato un autentico pandemonio, anche mediatico, anche le grandi emittenti televisive nazionali si sono occupate di questa vicenda, l'ANAS commissaria il suo vertice regionale, un'inchiesta giudiziaria aperta. Alla luce di quello che ha vissuto, come valuta tutti gli eventi che stanno caratterizzando la giornata odierna? Ma... cioè, lei... pensa che quello che sta accadendo porterà a qualcosa, ad accertare delle responsabilità, oppure, come diceva anche nel reportage della nostra Cristina, questa è la Calabria, questa è l'Italia? No, purtroppo non ho parole per la Calabria, non ho parole. E solo una cosa vorrei dire, che quando arrivano i profughi dell'Africa, dove arrivano alla Nigeria, gli danno subito l'accoglimento, gli danno tutte le cure che hanno bisogno. Noi purtroppo ormai stiamo diventando, non ho parole per parlare. Grazie Rocco, grazie per questa telefonata e un augurio di pronta guarigione al suo bambino, che questa esperienza rimanga soltanto un triste ricordo. Grazie ancora. Ritorniamo a Giovanni Di Bartolo. Giovanni. Quindi, come stavo dicendo, per quello che riguarda la popolazione studentesca, i problemi della mobilità si sono concentrati nella zona di Cosenza, Cosenza città in modo particolare. Infatti il sindaco Chiuto ha disposto la chiusura delle scuole nelle zone montane e poi per quello che riguarda anche il Catanzarese e l'entroterra vibonese. Però dopo aver appreso questa notizia, il commento è stato un po'... anche evitato, nel senso, già anche come si diceva, per un problema così piccolo che, ripeto, non riguarda l'ordinario, perché magari siamo poco abituati alle nevicate, però non riguarda nemmeno uno scenario straordinario, perché come si diceva 20 centimetri di neve non possono paralizzare un'intera strada per diverse ore. È chiaro che di fronte a questo è venuta sicuramente a mancare la prevenzione, ma come si diceva, visto che l'ANAS... Proprio sul discorso della prevenzione lo approfondiremo un po' più avanti. Marco Martino, è il fallimento di un sistema, dicevamo in premessa, c'è qualcosa che non va. L'ANAS, tra l'altro, prima al centro delle cronache giudiziarie per le vicende legate all'inchiesta alla Damanella. Lì funziona il sistema. Lì funziona, era drammaticamente funziona. Era molto efficiente. La politica che adesso fa la caccia alle streghe, però... evidentemente c'è un sistema, ecco, che forse andrebbe maggiormente supportato. Se il capo della protezione civile regionale, Carlo Tansi, stamattina l'abbiamo visto alla RAI, attacca in maniera diretta e con cognizione di causa, a mio avviso, ma questa è un'opinione personale, l'ANAS e queste due grandi realtà che erano preposte a coordinarsi per far sì che quello che è accaduto non succedesse, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Allora, intanto, scusate se ho un po' il tono di voce... un po' basso, ma sono influenzato, però mi ha fatto piacere e vi ringrazio per l'invito, essere con voi questa sera, purtroppo in un momento non molto facile. Io quello che ha vissuto ieri sera Cristina Iannuzzi insieme allo staff di La C, l'ho seguito sui social, ma devo dire che per coloro i quali l'hanno vissuto nel concreto sicuramente ha rappresentato un momento di estrema paura. Penso che l'operazione di linciaggio il giorno dopo l'accaduto non serva. Io ieri sera ho scritto un post anche su Facebook nella quale oltretutto in me c'era una sorta di rabbia dovuta sicuramente anche allo stato delle cose, uno stato di fatto che purtroppo aveva sconvolto tutti coloro i quali si trovavano in quella situazione.
Per non parlare di ciò che è accaduto e poi dei retroscena che mano a mano hanno iniziato ad essere sempre più Marco, concreti. Marco, ecco, sì. Interruzione, abbiamo un collegamento, questo è il bello della diretta, quindi stiamo andando decisamente forti. Abbiamo in collegamento da Roma la nostra Michela Mancini, nostra inviata, dovrebbe trovarsi a Montecitorio insieme all'onorevole Sebastiano Barbanti. Buonasera Michela, buonasera onorevole. Buonasera Pietro, faccio parlare subito l'onorevole. Buonasera a tutti quanti, salve. Doveva essere con noi in studio, onorevole, oggi, anche domani perché abbiamo una puntata molto delicata. Grazie per essere con noi, anche se via Skype da Roma, la tecnologia e la nostra inviata ci aiutano a questo. Che commento dare a quello che è accaduto ieri sera? Beh, guardi, innanzitutto io volevo ringraziare davvero di cuore e fare davvero i complimenti alla giornalista Cristina Iannuzzi. Ma davvero, perché è un esempio per tutto il mondo, non solo ovviamente della carta stampata, ma anche per i cittadini, perché è una ragazza che poi abbiamo visto con tutte le difficoltà del caso, perché mi è sembrata di vederla in video ancora, diciamo, molto provata da questa esperienza, ha con grande spirito di abnegazione preso la telecamera e svolto fino a pieno il suo lavoro. Quindi davvero, davvero i complimenti, che poi non mi ricordo chi l'ha detto prima di me, è ancora più importante perché non è stata una semplice cittadina, ma ha rivestito la doppia veste di cittadina e di persona che poteva informare e quindi diffondere qual era lo stato dell'arte. Quindi ancora una volta davvero complimenti e ovviamente massimi ringraziamenti. Dopodiché, per quello che è successo ieri, io non ho parole, ho solo parolacce, come si direbbe, ma ovviamente non posso dirle per una questione di decenza. Il danno è fatto. È inutile adesso ovviamente recriminare su quello che è successo, ma bisogna fare tesoro di quello che è successo, perché adesso i colpevoli eventuali e le inefficienze, i cortocircuiti che hanno generato questo disagio devono essere individuati, perché dobbiamo porre un rimedio. Ora, io quello che ho fatto subito è chiedere in questo caso all'ANAS se era stato approntato un piano antineve per il 2015-2016, cosa che insomma, mi sembra una domanda un po' retorica, perché da quello che è successo è evidente che non è stato approntato. Siamo un'autostrada al di là della situazione infrastrutturale, ok? Perché questa è una questione, la neve attecchisce su tutte le strade, ma siamo un'autostrada che non ha caselli, quindi non può essere fatto un filtro preventivo, non può essere chiusa l'autostrada, su una nevicata, come abbiamo già detto, che non era abbondante, che era ampiamente prevista, quindi doveva essere soltanto applicato quello che doveva esserci da prima, cioè il piano antineve, chiudendo l'autostrada, vietando il transito a determinati veicoli, verificando che fossero equipaggiate le auto con i pneumatici invernali piuttosto che con le catene, ma soprattutto dovevano girare praticamente senza soluzione di continuità i mezzi della spalaneve e spargisale, cosa che abbiamo visto non è esistita. Quindi delle due l'una: o il piano non c'era e allora chi doveva approntarlo deve essere messo davanti le proprie responsabilità, oppure il piano c'era ma è stato disatteso, e quindi ricadiamo anche qui nell'individuazione del colpevole, ovviamente nelle conseguenze del caso. E se il piano non c'era, anche qui mi sembra banale, la prima cosa che si fa è prendere quello che c'è l'anno scorso e fare un copia e incolla su quello di quest'anno, facendo casomai le pochissime modifiche del caso. E soprattutto, se posso lanciare un'altra riflessione, abbiamo visto il caso del bimbo. Mi hanno detto che c'erano anche molti altri casi di persone che c'era chi era uscito da una dialisi, se non mi sbaglio, c'è chi stava andando in un ospedale. Ora, dobbiamo, se vogliamo far andare avanti anche la Calabria, considerare da un punto di vista soprattutto sanitario, che è fondamentale, dobbiamo capire che la nostra regione è particolare. Abbiamo determinate situazioni di disagio, soprattutto per quanto riguarda la viabilità. Dobbiamo tenere conto anche nella programmazione sanitaria di queste cose. Evidentemente anche la famosa golden hour o la famosa distanza di un'ora che ci sono, vanno anche ponderate sulla base di questo che è la viabilità e anche questi eventi, chiamiamoli straordinari e ordinari, perché di straordinario c'è poco. Allora, anche da questo punto di vista è evidente che bisogna considerare queste cose e modulare quella che è
tutta l'azione normativa, legislativa e quant'altro anche in virtù di questa situazione. Dobbiamo cucire un cappotto fatto apposta su misura sulla situazione della Regione Calabria. Poi migliorerà la Regione Calabria perché verranno fatti investimenti, ben venga, ma la situazione ora è diversa. E da questo punto di vista mi sento anche di spronare, in questo caso il Ministro Delrio, che più volte è venuto in Calabria, appunto... L'ultima, tra l'altro, insieme al Presidente di ANAS, Armani, per inaugurare una importante arteria nel Catanzarese. Sì. Però ci sembrano tanti tagli del nastro, ma poi alcune delle emergenze ataviche rimangono tali. Esatto. Allora, devo dare a Cesare quel che è di Cesare. Quando ci fu la questione del Viadotto Italia... io me ne interessai con una serie di interrogazioni e question time alla Camera, dove effettivamente insomma, si fece un po' di luce su dove erano i corticircuiti. Sostanzialmente il Ministro rispose che la palla ancora non era nel loro campo, ma era nel campo della magistratura, mi disse dei tempi ben specifici ed effettivamente subordinati a quelli della magistratura, la magistratura seguì il suo corso ed effettivamente poi il Ministero competente rientrò in quei tempi. Quindi, a dire il vero, ora però io pretenderei la stessa serietà e lo stesso rispetto dei tempi anche sui tanti annunci che sono stati fatti. L'impegno c'è, possiamo dire che è lodevole, dare un'apertura di credito, ma io preferirei che a questo punto vengano tramutati in atti concreti. È davvero uno sprono che mi sento di fare al Ministro anche per far sentire che effettivamente lo Stato c'è in Calabria e che la Calabria non deve essere ricordata solo per le 8 ore di fila chiusi in una galleria per 20 centimetri di neve ampiamente preannunciati in passato. Grazie onorevole Barbanti per essere stato con noi, grazie alla nostra Michela Mancini. Teniamo ovviamente aperto il canale con Montecitorio e ovviamente speriamo insomma di ricollegarci con lei onorevole per questioni un po' più meno traumatiche, meno emergenziali, per raccontare qualche successo della nostra politica lì a Roma. Grazie ancora, Michela, a presto. Buonasera. Torniamo da Marco Martino, al di là delle visioni e del colore politico, mi pare che Barbanti abbia ragione da vendere. Ma abbia ragione da vendere, però indubbiamente su alcuni aspetti politici, anche se questa è una situazione che, nella quale insomma ognuno di noi deve esimersi dalla politica e puntare realmente su quelli che sono degli obiettivi che dobbiamo perseguire, perché c'è stata un'emergenza terribile e dalla quale noi assolutamente non possiamo sottrarci. Non è solamente il piano regionale dell'ANAS. Io, per mia deformazione personale, ho qui con me anche una serie di documenti che porto qualora insomma, vengo invitato anche durante le trasmissioni televisive. Il piano regionale dell'ANAS ci sta tutto. Indubbiamente coloro i quali erano deputati, incaricati per la gestione delle autostrade, no? In questo caso riguarda quindi la competenza dell'ANAS. Quindi non c'è dubbio che un'emergenza che oltretutto era stata proclamata da tanti giorni è risultata poi un'emergenza concreta, ma un'assoluta problematica poi nella risoluzione dei fatti, perché abbiamo visto quello che è accaduto purtroppo e soprattutto nei confronti dei malcapitati. Parlo di un ipotetico piano regionale, che io non so se esista, lo domando eventualmente al governatore Oliverio o a coloro i quali fanno parte, un ipotetico piano regionale che riguarda naturalmente come fronteggiare l'emergenza neve. Io vi faccio l'esempio dell'Abruzzo, dove il presidente D'Alfonso, ho avuto modo anche di recente insomma, di osservare quello che è stato anche il piano neve, ha stanziato una somma di 400.000 euro per far fronte all'emergenza lacunosa, ove alcune volte gli enti regionali purtroppo non riescono a sopperirle. Non è che bisogna aspettare che tutto questo scalpore, e finisco e concludo brevemente, capiti il giorno dopo queste situazioni. Bisogna punto, intervenire ecco, prima. Mi piace riagganciarmi a quanto ha detto stamani proprio Carlo Tansi, non solo ai microfoni dei nostri colleghi della RAI, contiamo di avere anche noi Tansi in collegamento telefonico tra qualche minuto, ma anche in prefettura a Cosenza. E Tansi ha ribadito, cioè noi eravamo pronti a fronteggiare questa emergenza. Però se l'accesso in autostrada viene impedito anche a noi, i dispositivi che noi abbiamo preventivato come regione diventa impossibile attuarli, è corretto Pasquale? Partiamo dal fatto che Tanzi, da pochi giorni il dottore Tanzi è a capo della protezione civile, quindi diciamo il sistema
È un eccellente professionista, per cui insomma parto dall'idea che io mi sento tranquillo con Tanzi, soprattutto sul fronte del dissesto. Su questa vicenda però, io ho letto la sua dichiarazione stamattina, ha fatto un'analisi implacabile di quello che non ha attivato l'ANAS. Vero è che la competenza sull'autostrada per quanto riguarda la manutenzione e tutto il resto, lo spazzamento nevi è dell'ANAS, però quando lui afferma, e lo ha affermato, dice noi non siamo potuti intervenire perché per dare assistenza alle persone, perché la protezione civile ha il compito istituzionale di dare assistenza alle persone, perché non ci hanno fatto accedere. Quella è un'affermazione gravissima, non tanto per Tanzi, no. Innanzitutto Tanzi, nel momento in cui qualcuno l'ha affermato, sarebbe opportuno a questo punto sapere chi ha affermato Tanzi, perché insomma a Tanzi sul piano del potere lo può fermare solo un prefetto, diciamo. Allora, chi ha affermato Tanzi? Un ufficiale di polizia, un dirigente dell'ANAS? Prendiamo la situazione in generale. Allora, siccome qual è il problema che lo chiama in causa? Centinaia Pasquale, di persone. Abbiamo in collegamento il commissario ANAS in Calabria, Roberto Mastrangelo. Dottor Mastrangelo, mi sente? Sì, la sento, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Immagino abbiate fatto una ricognizione, siete in grado di dirci dal vostro punto di vista cosa non ha funzionato ieri? Guardi, siamo arrivati questa notte. Abbiamo avuto già questa mattina una serie di incontri. Noi abbiamo avuto un evento molto importante, meteorologico molto importante, peraltro voglio dire previsto, localizzato in una zona. Questo evento meteo importante ha determinato il blocco sulle due carreggiate nord e sud di un elevato numero di mezzi, ma il blocco è stato determinato dal fermo o dal intraversamento di alcuni mezzi pesanti. E ovviamente questo ha significato il fermo di tutti i veicoli che erano incolonnati, quindi leggeri e pesanti. Il tutto in una precipitazione nevosa molto molto intensa. Le attività di rimozione dei singoli mezzi pesanti si sono protratte per un numero di ore elevato, e questo ha determinato le giuste proteste, ma ovviamente i disagi per gli utenti che sono rimasti in coda, ma sono stati rimossi e rimessi in carreggiata uno per uno. Ovviamente questo ha anche determinato purtroppo il blocco della circuitazione dei mezzi spargisale e delle lame, che in entrambi i casi sono dovuti intervenire in contromarcia dalla direzione opposta al senso di marcia. Le cause che hanno determinato questa situazione grave ovviamente sono molteplici, sicuramente le stiamo analizzando, non per ultimo i tempi di intervento e le modalità di intervento singole sui singoli eventi, quindi in questo momento non posso avere già delle... Dottor Mastrangelo, mi scusi, ma se lei oggi è in veste di commissario in Calabria, evidentemente perché qualche testa è saltata e perché evidentemente qualcuno ha riconosciuto che ai vertici dell'ANAS calabrese ci sia qualche problema. Allora l'azienda ha inteso affidarmi l'incarico di una verifica sulla gestione di questo evento e anche la gestione della fase successiva delle attività di esercizio relativamente a questa fase di emergenza neve. Quindi in questo momento il mio compito è quello di capire se ci sono state delle disfunzioni, se ci sono state delle attività che non sono state svolte secondo quelle che erano i piani predefiniti, perché queste attività sono codificate da piani condivisi con una serie di soggetti, per cui è necessario vedere bene tutte queste cose. Ripeto, con la trasparenza e l'impegno che un'azienda pubblica deve avere nella gestione di un'attività così importante che è quella della gestione della viabilità, soprattutto di una viabilità autostradale così importante. Dottor Mastrangelo, un'ultima domanda. Rispetto alle centinaia di automobilisti, cittadini che hanno protestato rispetto a quello che è accaduto ieri, visto che oggi lei in Calabria è la voce più autorevole di ANAS, cosa si sente di dire?
Ma innanzitutto abbiamo ancora il capo compartimento, mantiene le sue funzioni, voglio dire. Mi sento dire, innanzitutto io esprimo il dispiacere e le scuse per tutti i nostri utenti, i nostri clienti che hanno subito questo disagio, assolutamente lungi da noi dal governo del genere, ma faremo di tutto e metteremo in essere ogni strumento che possa evitare in futuro una cosa del genere, ripeto, sempre in coordinamento con tutti gli altri soggetti con i quali condividiamo tutte queste attività, in primis con la Polizia Stradale, con la Protezione Civile e con tutti i soggetti che sul territorio operano insieme a noi. Lo spirito è proprio questo, lo spirito di, in questo momento, di verifica e di individuazione dei punti delle cose che non hanno funzionato come avrebbero dovuto. Dottor Mastrangelo, il direttore di LaCNews24.it, Pasquale Motta, voleva porgerle una domanda. Le annuncio che con ANAS non è stato affatto tenero sin dalla giornata di ieri. Prego, Pasquale. Dottore, io comprendo anche il linguaggio anche burocratico rispetto a questa questione dell'ANAS. Comunque stamattina il comunicato stampa era meno politichese del suo. Il comunicato stampa di Armani parlava di commissariamento della struttura calabrese, quello che è giunto nella nostra redazione. Ora lei mi dice che il suo ruolo è un po' diverso. Io prendo atto di tutte le questioni delle difficoltà, la questione dell'incidente, eccetera, eccetera. Però, insomma, qui una cosa non la si può omettere, che ieri sarebbe stata la giornata più fredda e più nevosa in quella zona, era nota da giorni. Noi siamo subissati da bollettini meteorologici proprio su quella zona che ci dice che in quelle ore avrebbe nevicato. In altre occasioni abbiamo visto blocchi presso gli svincoli che controllavano le catene, eccetera, eccetera. In questa occasione non si sono viste. Per 9 ore ci sono state delle persone che sono rimaste ferme, con il rischio anche della vita, perché abbiamo visto dei casi estremi. Insomma, non è che la possiamo liquidare questa questione soltanto con un fatto che un mezzo si è travisato. Queste persone per 9 ore non hanno visto personale dell'ANAS, personale della polizia, personale della protezione civile. Addirittura il capo della protezione civile calabrese dice che voi gli avete impedito l'accesso per portare soccorso alle persone. Qua, al di là del politichese amministrativo e burocratico, qui la Calabria, perché non è più la Calabria di 30 anni fa, né della Prima Repubblica, perché con i social abbiamo visto delle inefficienze straordinarie. Il centralino dell'ANAS, non per ore, durante l'emergenza, non ha risposto. Allora, qua dobbiamo capire chiaramente chi è il responsabile della sala operativa dell'ANAS, perché quel centralino è saltato, perché sul sito dell'ANAS si è data la notizia che la carreggiata era stata liberata e così non è. Noi queste cose le abbiamo documentate ieri e da noi sono arrivate informazioni, tra l'altro c'era la collega che era sul campo. Allora, io capisco la sua posizione e anche la correttezza, però qui noi vogliamo sapere, per il futuro, e proprio perché non avvenga più in futuro questa questione, chi era responsabile, di chi doveva attuare questo piano non l'ha attuato, di chi non si è coordinato con le altre istituzioni. Ecco, tutto questo lo devono sapere i cittadini, perché quando partiamo su una corsia autostradale dobbiamo essere sicuri che se c'è un intoppo il cittadino italiano è in condizione di essere soccorso. Ieri c'è stato il fallimento e il collasso. Grazie Pasquale, lasciamo rispondere il dottor Mastrangelo. Voglio dire, chiunque fa un lavoro non vorrebbe che si potesse dire che l'ha fatto male. Voglio dire, la prima cosa è questa: nessuno di noi vuole fare un lavoro male e lo fa volutamente male. Il piano è una cosa complessa, ogni attore ha una sua attività, lei ha detto il presidio, gli svincoli, certo ci sono N soggetti che devono presidiare gli svincoli e quindi ci sono una serie di cose che dobbiamo verificare. Lei ha citato degli elementi, anche lì li stiamo mettendo insieme con l'obiettivo, non è un parlare per carità per fuori, ma è nella sostanza, dobbiamo mettere insieme tutti gli elementi che avrebbero dovuto funzionare uno dietro l'altro per capire qual è l'elemento che è venuto meno. Non per ultimo,
nella lunga fila dei 3 chilometri di mezzi incolonnati, sicuramente un paio di volte abbiamo ritenuto, chi stava sul posto ha ritenuto di aver risolto l'evento perché ha rimosso i 2 veicoli pesanti affiancati che occupavano l'intera carreggiata, 500 metri più avanti ne ha trovato un altro fermo, e quindi anche la non corretta segnalazione che anche a noi è arrivata dai nostri, che l'evento si era risolto, poi ci siamo ritrovati a dover rimuovere un altro veicolo perché un po' più avanti c'era un'altra situazione. Non sono scuse assolutamente, sono elementi che stiamo valutando con il dovere che abbiamo di farlo. Su questo non ci sottraiamo e prendo atto delle vostre osservazioni per le quali delle quali ovviamente terremo in debito conto. Grazie dottor Mastrangelo per questo contributo e in bocca al lupo per il suo lavoro. Crevi, grazie a lui, buon lavoro. E noi torniamo in studio. Giovanni, ti convince il dottor Mastrangelo? Assolutamente in buona fede, lo sottolineiamo, l'ha compreso anche il nostro Pasquale Motta, però un contro è il burocratese, un conto sono i fatti. Sì. No, vabbè, credo che è un primo atto doveroso da fare. Io capisco anche, come dire, lo spirito con cui il direttore Pasquale Motta ha mosso delle questioni che sono importanti, quindi credo che il primo passo da fare, che lo dico come, diciamo, come cittadino calabrese, sia quello di fare chiarezza. Però anche come diceva Marco, è chiaro che la caccia alle streghe, dopo che si è verificato un evento che ha creato disagio, è chiaro che serve a poco. Quello che ci preoccupa ovviamente, perché se le streghe rimangono vive però sì, poi tornano, capito? Cioè, bisogna trovare anche le streghe, diciamo, per capire. Quindi senza dubbio trovare e ricostruire come sono andate le cose, però è chiaro che il dato e l'elemento positivo che dobbiamo prendere in considerazione è quello di avere un miglioramento. Giovanni, mi segnala la regia che abbiamo una telefonata di un altro nostro telespettatore. Pronto? Pronto, mi sente? Pronto? Sì, buonasera, con chi abbiamo il piacere di parlare? Sono la dottoressa Capraleo, sono una psicologa, criminologa. Stavo guardando in diretta così da Blè, mi sono imbattuta sul fatto per quanto concerne quello che è successo sull'autostrada a Trese, a Lerno-Reggio Calabria. Io non so se sono in diretta adesso. Sì, è assolutamente in diretta, sì, è in diretta in tutta la regione e anche oltre. Anzi, in tutto il mondo grazie al web. Ho capito, non so se li stanno ascoltando o meno. Sì, la sentiamo benissimo, dottoressa. La sentiamo forte e chiaro. Io sono dottoressa Diana Papaleo. Signora, è in diretta. Signora, Lecce. Sono una psicologa, una criminologa. Sì. E quindi, niente, stavo seguendo questa vostra diretta con... L'abbiamo già sentito questo, dottoressa. La sua professionalità. Grazie. E quello che mi ha colpito maggiormente è non valutare l'aspetto psicologico di queste persone. Questo è molto interessante. Ci spieghi meglio. No, la sento male, per questo non riesco a rispondere. Può continuare, dottoressa, continui. Dottoressa, continui, noi la sentiamo benissimo. Sì, sono io che non riesco a sentire le sue risposte, per questo. Parli lei, dottoressa, perché ha centrato un argomento interessante, l'aspetto psicologico. Sì, perché voglio dire, qui si tratta di una situazione... cronaca ormai annunciata, come ha ben detto il capo della protezione civile, il dottor Tanzi, di cui ho tanta stima, era stato già preannunciato questo fatto con dei bollettini. E altrettanto io, a tutta la mia solidarietà, anche il presidente dell'ANAS, il dottor Armani, perché ovviamente ha messo tutto nelle mani di una commissione d'inchiesta. Sinceramente io vorrei sapere, da un punto di vista psicologico, tutte queste persone, chi caccerà i soldi per poter togliere questo trauma di 10 ore? Perché lì sicuramente ci sarà stata gente che avrà sofferto di attacchi di panico, di traumi, che non li toglierà per tutta la vita, non li toglierà.
Io sono a contatto ogni giorno con queste situazioni. Stare 10 ore là dentro significa creare una forma di claustrofobia nella persona. Se prima non esisteva, si è creato un nuovo evento nella persona, nella personalità. Per cui, diciamo, cioè, ci sono anche dei danni morali in queste persone, non solo dei danni fisici. Grazie mille, dottoressa, oppure... per il suo contributo. Ha centrato un argomento molto, molto interessante. Grazie ancora per essere intervenuta. Cristina, la dottoressa diceva una cosa molto interessante. E mi dicevi, a margine, insomma, prima di entrare in studio, ho vissuto il panico, ho vissuto il senso di chiusura, di claustrofobia. Puoi spiegare? Perché evidentemente è difficile capire per chi non ha vissuto quell'esperienza. Quanto ha ragione, dottoressa? Ha ragione. Ha ragione perché quando ti trovi in un ambiente chiuso soffochi. Per ore. Per ore. Perché poi non è che non sai quando uscirai. Per cui le ore potrebbero essere giorni, potrebbero essere eterne. Non sai. A me personalmente non so se proprio era un attacco di panico, non lo so. Però non è stato facile. Poi sono scesi gli automobilisti, insomma. Poi si crea questo clima di solidarietà, sì, che serve fortuna ad alleggerire. Però non è una situazione, non è facile neanche spiegarla, perché sei preda della paura. Una paura che è scritta ancora negli splendidi occhi chiari della nostra Cristina. Marco Martino, chi paga per questi danni? Perché poi ci sono anche dei danni che c'è tanta gente che è stata costretta a vivere non solo l'incubo della galleria, ma anche a passare la notte in macchina finché la situazione non è stata ripristinata. Chi pagherà? Beh, è un po' difficile, insomma, stabilirlo. Certamente ci sono delle responsabilità civili nei confronti di coloro i quali purtroppo hanno vissuto questa terribile situazione, terribile momento, che effettivamente è stato davvero caratterizzato da momenti anche di panico, di paura, però penso che più demandare a coloro i quali saranno i colpevoli e quindi dovranno risarcire, ecco, i malcapitati. Io ritornerei brevemente su un importante punto, quale è quello dell'impossibilità di riuscire a raggiungere le persone che erano lì sul luogo. Marco, fermiamoci un attimo perché abbiamo un'altra telefonata. Okay. Diamo priorità a questi interventi, poi abbiamo modo di sviscerare il nostro ragionamento ancora più avanti. Ultima telefonata, poi un blocco pubblicitario. Un blocco pubblicitario. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Parliamo con? Io sono il dottore Parilla, chiamo da Reggio Calabria. Salve dottore, grazie per aver chiamato. Prego. Grazie a voi che date questa opportunità. Niente, io praticamente mi occupo di sicurezza stradale, sono membro di una nota associazione calabrese che si chiama Basta Vittime sulla 106. Ora, il problema che c'è stato ieri non è il problema di ieri, a nostro avviso. Praticamente la Salerno-Reggio Calabria è un'autostrada che è stata concepita nel 1970. Circa 10 anni fa con la legge obiettivi è stata ammodernata. Che cosa è successo tra Cosenza Sud e Roiano e Alta Grimaldi, chiedo scusa? Quel tratto non è stato ammodernato, quindi l'asfalto che richiede su quella che insiste in quella zona non è una che drena nell'acqua e nella neve, quindi là c'è un problema infrastrutturale. Bisogna dirlo, lì si viaggia su un'infrastruttura di 43 anni fa. Questo va detto, ribadito e scritto a caratteri cubitali sui quotidiani. Eppure, dottore, mi perdoni, il viceministro Nencini, con delega alle infrastrutture e ai trasporti, ha parlato di Salerno-Reggio completata entro il 2016, quindi diciamo che possiamo considerare quel tratto assolutamente già astrattamente ammodernato. Eppure... Il problema è che è stata ammodernata... ma non è stata moderna il tratto montano. Il tratto montano è quello che va dal Piglia Grimaldi a Cosenza Sud, sì. Sono 20 chilometri. 20 chilometri in Germania li fanno in un anno, in Italia 20 chilometri non si faranno mai. E quindi il problema è
Sì, l'assenza delle gomme da neve, l'assenza dello spartitale, ma se si viaggia su un'infrastruttura di 43 anni fa, cosa ci si deve aspettare? Quindi andiamo un attimino a insistere su questo, quantomeno alla sostituzione dell'asfalto, è vergognoso, quando piove lì si, a 80 all'ora si va in acqua planning, quindi come fa la neve a drenare quando i canali di scolo sono otturati, quando c'è proprio, stiamo parlando di, tra l'altro sulla 106, cosa ancora più vergognosa, ci sono dei ponti che sono stati costruiti in epoca fascista, sono dei ponti che praticamente dove la strada è più stretta e due autobus non passano. Quindi queste sono le infrastrutture che il governo ci ha regalato. Dottore, io credo sia arrivato il momento di dire basta. Dottore, la ringrazio per questo suo contributo che è stato molto prezioso e la nostra vicinanza all'associazione Basta Vittime sulla 106, una battaglia che abbiamo sposato, che continuiamo a sostenere e a condividere. In ultimo sosteniamo l'istituzione di una commissione di inchiesta, che è ciò che chiedete affinché si faccia luce sulla mattanza che si è consumata sulla strada della morte. Grazie ancora. Prima della pubblicità, grazie dottore, prima della pubblicità il mio saluto e la mia gratitudine a Cristina per il lavoro straordinario che ha svolto ieri, per la sua presenza qui. Ti vogliamo bene. Grazie. Grazie. Pubblicità. Grazie, arrivederci. Pubblicità. Lascia il sole nei tuoi occhi ancora un po'. Pasqualino Marajà Italia, la trasmissione che ha cambiato il modo di vivere la TV. Nel viaggio, nell'imprevisto, nella battuta che porta un sorriso e soprattutto negli incontri non programmati. Primo vero sbarramento per entrare dentro le mura di questa grande città. Siamo a Mantova e siamo a Pasqualino Marajà Italia. Pasqualino Marajà Italia, tutti i giorni, solo sulla C. Terzo potere, prossimamente, solo sulla C. Trenta minuti, giovedì e sabato, ore 13, solo sulla C. Doctor Sport, ore 19:10, da lunedì a venerdì, solo sulla C. Oggi non c'è più niente, c'è solo il senso dell'abbandono. L'inviato speciale, lunedì, mercoledì e venerdì, ore 23, solo sulla C. Inferno Bianco sulla 3, torniamo in studio per raccontare, per sviscerare quanto è accaduto ieri sulla Salerno-Reggio Calabria all'altezza di Cosenza e su quanto sta accadendo ancora oggi, la caccia alle responsabilità. Ci eravamo fermati su una osservazione di Marco Martino che si riferiva alla impossibilità lamentata dalla Protezione Civile di poter prestare soccorso a quanti sono rimasti ostaggio della galleria Moio nei pressi di Cosenza. Marco. Brevemente, ci sono due punti che bisogna analizzare. Questo fatto qui, io non sono un inquisitore, ma sono mie curiosità che voglio sviscerare insieme a tutti quanti voi e a coloro i quali ci stanno ascoltando. E poi, oltretutto, le bugiarderie che sono comparse sul sito ANAS, qualora affermavano che le corsie erano state liberate alle 16:30, invece il blocco alle 17:40 si protraeva per poi arrivare alle 18, insomma con conseguente blocco, poi alle 18:30 nella quale loro affermano attraverso un altro comunicato che le vie erano libere e allo stesso tempo poi ne rinviano un altro nella quale dicono che il blocco c'era e che non era stato assolutamente smontato. Cioè,
Qualora io ascolto indubbiamente al nuovo commissario per la Calabria dell'ANAS, che saluto, al quale rivolgo sicuramente un caloroso augurio perché ne ha bisogno con tutto il cuore. Anche se lui ha smentito di essere il commissario ANAS Calabria. Cioè, io così ho ascoltato... Perché strano, noi ci siamo rifatti al comunicato ufficiale sì. Diramato stamattina dal presidente Armani. Io così ho ascoltato, indubbiamente così riporto ciò che ho sentito durante la trasmissione. Ma non sono né tecnico, né ingegnere e né inquisitore, però penso che durante un collaudo, no? Soprattutto di un'importantissima arteria, ha detto bene prima Giovanni, un'importantissima arteria che collega comunque, oltre all'autostrada, ma collega Cosenza, poi per arrivare in Basilicata e fino a salire poi nella capitale, nei paesi del nord. Cioè, secondo voi è possibile che durante un collaudo non ci sia una zona predisposta eventualmente come punto di emergenza nella quale poi diramare in questo caso le forze dell'ordine e quindi i soccorsi? Ma a un certo punto sembra che fosse finito per fine il sale, o che non ci fosse proprio il sale, Pasquale. No, il sale, diciamo, l'hanno messo 3 o 4 giorni fa, io sono passato da lì e c'erano i sacchetti sui guardrail, poi non so se lo sono preso, è tempo di maiali dalle nostre parti, insomma, il sale può essere utile per fare il salame. In questa vicenda io capisco, diciamo, lo dicevamo, lo dicevi anche tu, dottore, diciamo, dell'ANAS, che insomma cerca di avere una correttezza nei confronti dei colleghi, parla di complessità. Ora, per quanto qualsiasi crisi è sempre complessa da gestire, però il problema qui è proprio questo, cioè una nevicata di quel tipo, che insomma, non è una grande nevicata, non doveva produrre una crisi di questo tipo, perché insomma, è lì il punto. Allora, vuol dire che, lo dicevi tu nell'introduzione, è il sistema che è collassato, cioè a un certo punto non si capisce più nulla, cioè l'ANAS non adempie a quello che gli spetta per competenza, la protezione civile gli viene impedito di prestare soccorso alle persone. Faccio un inciso e chiudo, poi lo riprenderemo dopo. La protezione civile, io per quanto diciamo, Tanzi ha detto, a me è stato impedito, però insomma, ripeto, ha una funzione di potere che era difficile impedire. Però io voglio ricordare a tutti, insomma, non siamo stati capaci di portare un caffè, ci sono decine di associazioni della protezione civile sparse per i comuni, riconosciute dalla regione, vengono formate con dei corsi pagati dalla regione. Io li vedo sempre, nelle processioni sono in prima fila, gli hanno comprato anche le divise. Ma va a dire, diciamo, c'è una fila di macchine in prossimità di Rogliano, Grimaldi e via dicendo. Possibile che a nessuno gli va la testa dall'altra parte del guardrail di arrivare lì con un bidone di caffè caldo e cominciare a distribuire un po' di cibo? Ma stiamo scherzando, 9 ore, 10 per... Un'autostrada è l'arteria di collegamento più importante che si possa avere in una regione. Succede questo sull'autostrada e sulle aree interne. Il presidente degli studenti calabresi, che conosce i problemi della viabilità, alla luce di questa osservazione che sembra anche banale, cioè cosa pensa? Sul problema specifico dell'autostrada oppure su... In Giovanni, generale? Un attimo, chiariamo subito, abbiamo ancora telefonate in linea, poi chiedo scusa per questo modo un po' anche confuso, però è il bello della diretta, cerchiamo di essere vivi e di dare spazio soprattutto a coloro i quali vogliono interloquire con noi. Buonasera. Pronto? Buonasera. Con chi abbiamo il piacere di parlare? Io sono Michele, un cittadino di Andreotta di Castrolibero. Non so se conosce Castrolibero. Sì. Perché vedo che è di... Bellissimo centro cosentino che ha dato i natali al mio quotidiano della Calabria. Ah, sì. Prego, Michele. Allora, sono contento di questo fatto. Allora, ieri... quindi crea una parentesi al fatto dell'autostrada, Sì. E 10 centimetri nemmeno di neve, non si è visto un vigile, il sindaco latitante, non c'era nessuno. Io sono arrivato ad una curva, ho dovuto lasciare la macchina, non so nemmeno se c'è ancora, no. Non so nemmeno se c'è, perché non si può né salire né scendere dove vivo io. E nessuno si è fatto vivo.
ho telefonato alla protezione civile, mi ha dato il numero della, del comune, che era, se dovevano essere persone deputate a questo, hanno messo il, la voce metallica e io ho aspettato un quarto d'ora, evidentemente non c'era nessuno. E basta, solo questo. Siamo stati abbandonati dalle istituzioni, non si è visto un vigile, non si è visto un vigile. Grazie Michele per questa... per questo suo intervento è un saluto alla bellissima Castro Libero. Grazie. Dicevamo, Giovanni Di Bartolo, segretario del presidente della consulta giovanile, della consulta studentesca calabrese, se questo succede nell'arteria più importante che si può avere in una regione, quindi l'autostrada, nelle zone interne, laddove praticamente le strade sono delle vere e proprie mulattiere, zone interne che per esempio Marco Martino, che mi pare sia anche consigliere comunale a Capistrano, sì, conosce abbastanza bene, ecco, cosa c'è da fare? Cioè... Beh, in questi ultimi giorni, diciamo, quando si è concretizzata il problema del maltempo, tra l'altro anche stamattina ho avuto modo di confrontarmi anche con i presidenti di Cosenza e Catanzaro, che sono insieme a Vibo le due province colpite anche da provvedimenti che hanno imposto la chiusura delle scuole per motivi di sicurezza. Diciamo che la zona interna, il territorio interno della provincia di Vibo Valentia, che diciamo, è quella che conosco di più, però in modo anche è un comune denominatore anche delle altre province, è chiaro che il territorio interno molte volte è isolato, infatti soprattutto nelle zone delle serre, Mongiana, dei comuni limitrofi, spesso ci vengono segnalati dei malfunzionamenti, non solo per quello che riguarda l'ambito dei trasporti, quindi quello che può essere un aspetto che interessa molto a degli studenti che si recano o a Vibo, che è il centro principale, o anche a Serra, dove ci sono altri istituti di istruzione secondaria di secondo grado e che quindi riunisce più comuni. La maggior parte delle segnalazioni ovviamente si concentrano sulla condizione delle infrastrutture, quindi c'è un problema della viabilità, così come nella provincia di Vibo, anche nelle altre province, che è proprio strutturale, perché è chiaro che queste zone, proprio perché sono più isolate rispetto ai centri più grandi, dovrebbero godere di un'attenzione, non di privilegi, però di un'attenzione senza dubbio maggiore degli amministratori, in modo tale che insieme al diritto della viabilità venga anche garantito il diritto alla sicurezza. Che, ecco, mi piace sottolineare l'esperienza di alcuni amministratori, penso per esempio al sindaco di Zumpano, Emilia Lucente, che ha raccontato in un comunicato stampa una esperienza che potrebbe apparire banale, cioè costretta lei stessa a prendere per mano i bambini e riportarli a scuola. Mi fa segno la regia che abbiamo in collegamento il consigliere regionale del Partito Democratico, Carlo Guccione. Buonasera consigliere Guccione. Mi sente? Pronto? Guccione, mi sente? Abbiamo un problema al collegamento, chiedo lumi alla regia se il consigliere regionale Guccione mi sente, mi sembra proprio di no. Mentre proviamo a ripristinare il collegamento telefonico, mi dice adesso, mi facciano la regia, che invece è tutto ok. Buonasera Carlo Guccione. Mi sa che il collegamento non è pronto. Proseguiamo il dibattito in studio con Marco Martino. È passata in secondo piano, alla luce di quello che è accaduto ieri sulla 3, la vicenda delle serre vibonesi, dove si è verificato un fatto senza precedenti, cioè che la strada provinciale 58, arteria che conduce a Serra San Bruno, centro conosciuto in tutto il mondo perché è centro della Certosa, di San Brunoni di Colonia, forse il collegamento è pronto. Abbiamo in collegamento il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto. Sindaco Chiuto, mi sente? Sì, sì, pronto, buonasera. Buonasera sindaco, grazie per essere con noi. Che bilancio trae della mattinata odierna, più che della giornata di ieri, perché la giornata di ieri penso sia stata anche per lei una giornata di indignazione, ma per quello che è accaduto oggi, il vertice in prefettura, l'avvio dell'inchiesta alla procura di Cosenza, ecco, il primo cittadino Bruzio, che impressioni dà? Guardi, questa dell'autostrada è stato un fatto molto spiacevole,
secondo me forse c'è stata una sottovalutazione del problema da parte di ANAS. Che devo dire, sono rimasto dispiaciuto, mi sono sentito continuamente con il prefetto, quale ha dato la disponibilità anche nostra nel caso queste persone venissero, fossero state prelevate, diciamo, all'autostrada. Poi questo non è successo, anche per trovare una sistemazione in città. Purtroppo è stata una vicenda, come al solito, strana, e che evidentemente è frutto di alcune superficialità, e anche dell'evento, onestamente, che è eccezionale, ma per questa gravità, per quello che è accaduto, diciamo, poteva essere, secondo me, evitato. Presidente, è anche presidente della provincia, oltre che sindaco, abbiamo preso atto del senso di impotenza che ha esternato il capo della Protezione Civile regionale, Carlo Tansi. Immagino che dalla sua prospettiva abbia avvertito anche lei questo senso di impotenza ieri. Ma in che senso? Nel senso che cosa poteva fare? Cioè, voglio dire, sa che alle porte della sua città c'è una situazione di quella portata. Vorrei capire, ecco, qual era il suo stato d'animo. Tutto qui. No, ripeto, io ho avuto grande preoccupazione e sono stato in contatto con il prefetto, ma purtroppo noi nel comune, nella provincia, ha un rapporto ha competenze, secondo me non può intervenire nel tratto autostradale, quindi più che dare la disponibilità nel caso qualcuno fosse uscito, diciamo, per arrivare a Cosenza, fosse stato prelevato, non potevo. Quindi in realtà questo è uno stato di impotenza, nel senso che noi non abbiamo proprio le competenze. Forse la Protezione Civile, ecco, in qualche modo può intervenire, perché la Protezione Civile interviene laddove ci sono questioni di pericolo, insomma, dappertutto. Quindi, però il comune e la provincia sicuramente non avevano nessun modo. Noi eravamo impegnati oltretutto sulle strade provinciali e comunali, dove anche lì ci sono stati gravi problemi. Fortunatamente siamo riusciti a evitare conseguenze, diciamo, di questo tipo. Ecco, sulle strade provinciali è tutto rientrato adesso? Sì, non abbiamo avuto particolari problemi, nel senso che tutti i nostri mezzi erano già allertati, perché avevamo già questa previsione, erano su tutte le strade. Le strade in realtà sono in condizioni abbastanza già disagiate per una serie di circostanze dovute alla cattiva manutenzione degli anni e alle risorse che ormai sono scarse a carico delle province. Però voglio dire, per quanto riguarda il piano neve, quello ha funzionato molto bene. Grazie sindaco, una felice conclusione di mandato, ha fatto un gran lavoro, i nostri complimenti. Grazie. La ringrazio moltissimo, un saluto anche ai telespettatori, grazie. Grazie. Ritorniamo da Marco Martino e da Giovanni Di Bartolo. Marco Martino, che mi pare sia ancora in carica, consigliere comunale a Capistrano, sì, sbaglio, capogruppo, sì. E che è un piccolo centro tra le preserre e le serre vibonesi, di grandi tradizioni, molto suggestivo, che soffre però del fenomeno dello spopolamento, determinato anche e aggravato dalle condizioni infrastrutturali. Dicevamo, ieri è passata quasi in secondo piano l'emergenza che si è vissuta in quelle zone, dove addirittura senza alcun preavviso, denunciano alcuni cittadini, i primi cittadini di Mongiana e di Fabrizia, è stata addirittura chiusa al transito la strada provinciale 58, che è l'arteria che conduce a Serra San Bruno, centro conosciuto in tutto il mondo, la cittadina della Certosa, di San Bruno di Colonia e quant'altro. Una situazione del genere come si sarebbe risolta qualora si fosse verificata in queste zone? Beh, intanto bisogna vedere la motivazione che indubbiamente spinge un amministratore ed un tecnico alla chiusura di un'arteria così importante. Valutate poi le condizioni, bisogna agire in modo tempestivo, soprattutto in vista del fatto che comunque sia è di importante collegamento tra una località che è anche meta turistica e che ne collega tante altre di stessa entità. Per quanto riguarda lo spopolamento dei nostri territori, credo che, insomma, sfonderemo una porta già aperta,
e soprattutto dovremmo parlare da qui sino a domani mattina, perché le cause sono molteplici. Rischieremo di togliere spazio però ai nostri telespettatori. Pronto? Mi sente? Sì, pronto. Senta, quello che io vorrei dire è questo. Con chi abbiamo il piacere di parlare, signora? Io mi chiamo Rosa da Cosenza. Buonasera, Rosa. Allora, ci dica. Salve. Ci dica. Allora, io vorrei dire questo. Le responsabilità sono tante per quanto riguarda ieri. Come per chi lavora negli enti pubblici, timbra il tesserino e se ne rimane a casa oppure va a fare la spesa e viene licenziato, anche così i dipendenti dell'ANAS, che in quel momento erano assenti sull'autostrada, devono essere anch'essi licenziati. Questo è quello che voglio dire io. Così, in questa maniera, non si verificano più questi casi del genere. Salve e buonasera. Grazie a lei. Martino. Lamento, mi permetto di intervenire. Prego. Insomma, perché voglio moderare una serie di cose, perché oltretutto rivesto una figura da moderato e quindi è opportuno anche intervenire in queste cose. Allora, non c'è bisogno di alcun licenziamento, secondo me. Io, ripeto, sono stato colui il quale è venuto qui in trasmissione, ha detto quello che pensava, però secondo me parlare di licenziamento, insomma, è una cosa molto azzardata. Intanto per i lavoratori che non hanno assolutamente nessuna colpa, in quanto c'è un organismo preposto a dettare determinate regole, a dirigere il quadro organico, e quindi una scala gerarchica deve dare supporto a quelle che sono poi delle indicazioni che i lavoratori devono seguire. Indubbiamente, senza indicazioni date dal commissario ad acta per l'ANAS Calabrese, è impossibile che i lavoratori, insomma, avrebbero potuto intervenire tempestivamente. Qui c'è un errore di fondo, che è quello di un'organizzazione purtroppo che è incapace di gestire le vere emergenze calabresi, che non risiede, caro direttore, solamente all'interno dell'apparato ANAS, ma risiede in tantissimi altri apparati, e da qui potremmo parlare, insomma, ripeto, per ore. Però Pasquale, la signora Rosa, ANAS, però ma... la signora Rosa dice... La signora Rosa andrà, diciamo, pone un problema e lo mette in relazione con un altro fatto. Capisco, diciamo, io sono d'accordo con... la enunciazione di principio di Martino. Però la signora diceva, insomma, come siamo sul pezzo, in questi giorni si discute della nuova legge sulla pubblica amministrazione, che eventualmente, almeno così viene annunciata, io ancora non ho avuto modo di leggerla nei particolari, ho visto per sommi capi, insomma, che praticamente da, con questa nuova legge sostanzialmente in 48 ore vengono liquidati quelli che timbrano, quelli che sono gli assenteisti. Ora, il problema, diciamo, è chiaro quello che diceva Martino. Qui siamo di fronte a un quadro di responsabilità, però io non escluderei la cosa detta dalla la signora. Allora, questa è la nazione dove nel pubblico, la vogliamo mettere come la vogliamo, anche di fronte a ladri conclamati e condannati, non viene licenziato nessuno. Io vi potrei fare l'elenco di... centinaia di, i politici, vabbè, lasciamo stare, ma di pubblici funzionari condannati in via definitiva per peculato, per diciamo, fatti gravi, truffa alla pubblica amministrazione, che si ritrovano sempre al loro posto, perché c'è un meccanismo che tende a difendere. Allora, a cominciare dai dirigenti generali, se in questa regione, non è solo un fatto dell'ANAS, ma di tutto quello, c'è una situazione o un sistema che non va, qualcuno a casa lo dobbiamo mandare, oppure pensiamo che è sempre della fatalità? Arriviamo a Marco, abbiamo un'altra telefonata, il nostro centralino oggi è rovente. Buonasera. Pronto? Buonasera, salve, sono il dottor Rombolà. Salve dottore. Siamo da Dravia. Prego dottore, ci dica. Allora, stavo vedendo un po' la situazione del disastro che è successo sulla 3 ieri. Noto che ogni anno su questa benedetta autostrada, nel periodo invernale, succeda sempre un casino. È possibile che da oltre 20 anni nessuno riesce a capire che se un'autostrada si trova in montagna fa la neve e di conseguenza può succedere quello che è successo. Adesso dico semplicemente una cosa: se con 25 centimetri di neve è successo quella cosa lì, questi enti, ANAS, Protezione Civile e compagnia bella, se succede un sisma, che è probabile in quanto la regione Calabria è una regione sismica di primo livello,
Cosa succede qui in Calabria? Se una 25 centimetri di neve, 25 centimetri di neve prevedibili, previsti, gli enti non sono stati capaci di mettere agli svincoli autostradali delle pattuglie ANAS per fermare le macchine e dire: avete le catene a bordo, si può passare, non ce le avete, non si può passare. Semplice. È una cosa molto semplice e banale, quindi non servono lauree, diplomi, ingegneri, filosofi, non serve nulla, serve un po' di buonsenso in quello che si deve fare. Se in Calabria non vengono fatte le cose con buonsenso, penso che non si arriverà da nessuna parte. Grazie dottore Rombolà. Chiedo alla regia di mandarci altri contributi. Sappiamo che sono arrivati tante richieste di intervento al nostro centralino, ecco, speriamo di poterle esaurire tutte fino alla fine di questo speciale. Marco, eravamo rimasti a Pasquale Motta e al suo garantismo nei confronti, garantismo fino alla curva, nei confronti di alcuni dipendenti, e alla necessità, certo, che però coloro i quali hanno delle, diciamo, responsabilità conclamate debbano rispondere. Allora, io intanto concordo con il suo collega Motta e oltretutto grande stima, perché lo vedo crudo e oltretutto dice genuino ciò che pensa, genuino, e non ha peli sulla lingua, quindi già è sicuramente uno dei punti più importanti a suo vantaggio. Dobbiamo però dirci che viviamo in un sistema che è organicamente abbastanza complesso e che quindi i capi d'accusa o quant'altro ci affidiamo sempre nelle mani della magistratura. Io sono uno che stima la magistratura e abbastanza fiducioso nel compito e nel ruolo che svolge la magistratura, lo svolge egregiamente, quindi i casi, insomma, di eventuali processi e quant'altro le lasciamo però Giovanni, non può essere sempre la magistratura ad intervenire e risolvere i problemi che magari gli enti pubblici, la politica, le istituzioni non sono in grado di risolvere. Infatti io sono uno di quelli che pensa che quando interviene la magistratura è già troppo tardi. Penso che su questo concordi anche Martino. Sì, sì. Volevo poi. Sì, prego, completeremo dopo. Quindi, diciamo, visto che mi trovo tra due fuochi, no. Sono d'accordo sia con Pasquale quando dice: è chiaro che nel momento in cui ci sono delle responsabilità qualcuno deve anche pagare, nel senso, se poi il problema diventa strutturale, tutto l'apparato non riuscirà mai a rinnovarsi e a migliorare, perché ci saranno sempre le stesse persone, sempre negli stessi luoghi di comando. Quindi io sono d'accordo che nel momento in cui la magistratura consolida una situazione delle responsabilità, è evidente che anche un dirigente ha il dovere di farsi da parte. Nuova telefonata, Giovanni, sì. Priorità a coloro che ci chiamano. Pronto? Allora, buonasera, mi chiamo Giuseppe. Buonasera, sto Giuseppe. Seguendo... Chiama da dove? Da Cosenza. Prego, Giuseppe. Io volevo fare un appunto. Sto seguendo, però non ho sentito ancora. Sì? Cioè, che nessuno ha parlato. Se le auto vengono fatte uscire dall'autostrada, vanno, sì, sulla viabilità ordinaria. Sì. A fare che cosa? Dove vanno? Vengono per la crocetta, ma la crocetta è peggio dell'autostrada, quindi è rimasto tutto bloccato, ma nessuno ne ha parlato. No, un accenno l'abbiamo fatto sulle condizioni della viabilità ordinaria, come l'ha correttamente definita lei, un accenno, però quello che lei dice ha molto senso, ecco, ha molto senso. Liberarsi l'autostrada, si tolgono la rogna dell'autostrada e si va sulla viabilità ordinaria. Era peggio dell'autostrada. Grazie Giuseppe, è stata una bella osservazione. Bisognerebbe anche osservare proprio nei dettagli il piano d'emergenza neve previsto indubbiamente dall'ANAS. Però io, Pietro, mi soffermerei su uno spunto che è molto importante. Allora, la Calabria purtroppo ha un grave problema, un grave deficit, che è quello di una scarsa formazione che produca una classe dirigente che purtroppo ormai manca e che ormai è inutile, insomma, piangerci addosso, è inesistente. Però tu sei il segretario regionale di una forza politica, certo, importante, hai un ruolo di primo piano, fai politica da tanto tempo,
mi è doveroso porti una domanda. Quanto le nuove leve della politica sono marchiate ad immagine e somiglianza delle vecchie? Ma non è questione di marchiate, immagine e somiglianza. Forse questa è la questione. Ma assolutamente. Allora, c'è un aspetto importante da affermare. Intanto una persona nasce e cresce politicamente vicino ad un esponente politico che sicuramente ha lavorato bene, o bene o in male, ha lavorato per tanti anni, quindi si forma. Poi è opportuna la formazione vista sotto tanti aspetti, è quella che manca. Una classe dirigente adeguata all'interno di un territorio come il nostro, ma sicuramente lo migliorerebbe sotto tanti aspetti. Non è solamente la politica, è proprio questo, non è questione di magistratura, attenzione. Bisogna fare una distinzione tra classe dirigente e classe politica. La classe politica indubbiamente viene attraverso l'elezione, suffragio, viene chiamata... Con rammarico ti devo interrompere un'altra volta, okay. Marco, sempre priorità a coloro i quali ci chiamano. Pronto? Sì, pronto. Sì. Sì, pronto. Buonasera. 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 Con chi abbiamo il piacere di parlare? Domenico, chiamo da Reggio Calabria. Buonasera Domenico, prego. Intanto stavo ascoltando l'ultimo interlocutore che effettivamente devo ringraziarlo per quanto sta dicendo, perché era quello a cui io mi volevo collegare, del fatto della dirigenza calabra in totus assente anche nell'ignoranza più assoluta, perché non c'è competenza in nessun settore e noi a voglia, il popolo purtroppo rimane sempre il popolo, no? C'è una classe dirigente che è un potere, un sistema di potere che ormai non ci fa più intervenire. Una persona una volta eletta diventa un dio irraggiungibile. Tra di loro si spartiscono i poteri e noi, poveri cristi, ne subiamo sempre tutte le conseguenze. La magistratura, come diceva l'altro signore, fa parte di questi poteri. Se qualcuno, qualche magistrato che forse vorrebbe uscire fuori da questo contesto, ma non ci riesce, come non ci riesce qualche politico, se voi considerate che noi siamo al 90% dei politici corrotti, il 90% rispetto all'Europa, cioè vale a dire 10 politici, 9 sono corrotti e uno è onesto. Vabbè, non è... questa forse è una generalizzazione troppo... Non so dove sono questi dati, Domenico, dice, dove sono state pubblicate. Forse è una generalizzazione un po' troppo audace, scusami Pasquale. Cioè, no, sono statistiche venute ufficialmente... No, noi giornalisti abbiamo il dovere di citare la fonte, però sono abbiamo compreso... che stanno venendo fuori da altre indagini, no? In più, la massoneria... Ora, io ho l'ultima cosa che sto sentendo, prendo i giornali, no? Un giorno c'è un sequestro di tizio, dopo 3 mesi dissequestrato perché non superano... No, i sequestri che arrivano a confische sono quelli che sono inferiori al milione a piccolezze. Dove ci sono moltissimi milioni, c'è una collusione da parte dei giudici perché dissequestrano tutti questi beni perché probabilmente hanno interesse a dissequestrare, no, perché Domenico, se fa finire la conquista. Domenico, allora. Mi scusi se. No, prego. Lei, allora, no, no, per l'amor di Dio. Allora, lei ha assolutamente diritto di dire quello che le sembra, però, nel rispetto. Non solo di una verità oggettiva, quella dei numeri, ma anche quella dei fatti, quella che si può riscontrare. Cioè noi siamo... dire, no, che non si dà. Allora, noi sappiamo perché ci sono. Nel sistema sesto è un Penati assolto perché scadenza di termini. Cioè mille cose no, grandi. No, però Domenico, allora un piccolo Cristo che va non mettiamo, non mettiamo dentro, non mettiamo... Galan ha fatto il Mose, Domenico. Un anno e 8 mesi di reclusione pena sospesa ancora al Parlamento, ha risolto il problema con un milione di euro, cioè un centesimo per lui. Grazie Domenico per il suo contributo, grazie, andiamo avanti. Una precisazione, Penati per alcune cose è stato... è uscito per prescrizione, per altri è stato assolto nel merito dei fatti. Al di là di questo, gran parte dei patrimoni che vengono sequestrati poi arrivano a confisca. Questo è pur vero che ci sono episodi di corruzione all'interno della magistratura, ma rappresentano una parte residuale. È pur vero che esiste una massoneria deviata, ma rappresenta una massoneria che è residuale. È pur vero che esiste una commistione generale all'interno dei poteri e che la generalizzazione non fa bene a nessuno. No, non solo, ma voglio dire, non è che voglio dire.
Non è che tu, fermo restando che il 90% di coloro che fanno politica sono corrotti. No, c'è anche gente che lo fa continua al 90% farlo. Possiamo dire che hanno avuto un avviso di garanzia. Vabbè, quello è per stare nel gioco politico. Comunque ho preso la rabbia, io però, di Domenico. Io però che sono uno, una piccola provocazione, tu lo sai, se no non... Ma tu sei comunista. Non mi chiamo, vabbè, io a parte questo, non mi chiuso il versicolo, però il discorso dei poveri cristi che, insomma, una volta eletti se ne vanno, e noi poveri cristi. I poveri cristi vanno a votare. Ogni popolo, spesso, ha la classe dirigente che si merita. Io questa logica del vittimismo dei poveri cristi è come quelli, scusami, ho chiuso, sì, che si prendono le obbligazioni di Banca Etruria. Qualcuno è stato truffato, Pasquale, altri giocavano in bocca, giocavano finanziariamente. Pasquale, abbiamo il capo della protezione civile regionale, Carlo Tansi, al telefono. Ingegnere Tansi, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Allora, la rabbia è passata? È passato lo stress, perché la notte scorsa ci siamo davvero preoccupati, insomma, perché la situazione diventava sempre più critica. Io voglio però, diciamo, in tutte le sedi evidenziare quelle che sono le peculiarità della protezione civile regionale. La protezione civile è preposta a emettere i bollettini d'allerta meteo e, ove possibile, l'accesso soccorrere la popolazione. Ecco, riguardo al primo punto, la protezione civile in data 18/1/2016 ha emesso un bollettino d'allertamento per neve, essenzialmente, nell'area in cui si sono verificati gli eventi. Il bollettino era valido da ieri mattina fino in pratica a oggi pomeriggio. Questi sono dati che troverete su tutti i social network e non solo. È cristallino, dottor Tansi. Ecco, e quindi erano previste precipitazioni nevose in Calabria settentrionale, cioè nell'area interessata, fino a 300 metri sul livello del mare, va bene? E il bollettino, il nostro allerta prevede anche la messa in atto, tra le azioni da intraprendere, prevede anche la messa in atto delle misure di competenza per ogni organo per la pianificazione d'emergenza. Che cosa prevede la pianificazione d'emergenza in questi casi? L'ente proprietario della strada, cioè dell'autostrada, cioè ANAS, no? E solo ANAS doveva provvedere allo spargimento preventivo di sale sulle aree che sono state poi interessate dalla nevicata, cosa che è stata fatta in modo inadeguato e quindi cosa che ha determinato poi l'accumulo di neve e il blocco lungo l'autostrada. Questa è una prima responsabilità. La seconda è il fatto che è stato emesso il cosiddetto codice rosso, no? Del blocco come transitabilità lungo la strada autostradale delle macchine sprovviste di catene e di gomme termiche soltanto alle 14:55, cioè dopo un'ora e mezza che era iniziata la fila. Che vuol dire? Che se fosse stato emesso due ore prima, all'inizio del verificarsi dell'evento nevoso, non sarebbero passate in quell'area, no? In quel tratto autostradale, macchine sprovviste di catene e di gomme termine che poi si sono, macchine e tir ovviamente, che poi si sono messi di traverso e hanno bloccato il traffico veicolare. Quindi sono due grandi responsabilità. Ecco, e questa situazione non ha consentito alla protezione civile regionale, poiché c'era un totale, non potevano passare le macchine e non poteva volare la protezione civile sulle zone interessate dal blocco, e non è stato possibile consentire, diciamo, l'accesso almeno fino a una certa ora, quando poi la situazione si è realizzata. Noi siamo intervenuti con i mezzi per servire bevande calde e coperte in alcuni tratti, tra cui anche un pullman con una serie di persone dentro, e quindi in pratica voglio fare presente un'ultima cosa, che laddove sulle strade provinciali e comunali la protezione civile è stata messa nelle condizioni di intervenire, ecco, la protezione civile è intervenuta tranquillamente soccorrendo persone, donne in avanzato stato di gravidanza, soccorrendo persone dializzate, disabili, e voglio citare anche il soccorso a 20 studenti in corrispondenza del liceo Telesio, dove è stato messo in
interpreta anche il preside del liceo Salesio di Cosenza. Ecco, quindi voglio fare questa doverosa precisazione, e è chiaro che queste mie parole sono anche circostanziate e diciamo evidenziate anche da ANAS, che ha commissariato diciamo l'ente nel tratto autostradale che è stato interessato, quindi un'ammissione evidente di responsabilità che si è concretizzata appunto con quest'atto fortissimo mai accaduto che ha messo in opera ANAS. Tanzi, lei ha detto, mi preme precisare, preme adesso sì. A me precisare una cosa, che quanto lei ha riferito, ogni parola, a noi era assolutamente chiaro e cristallino, quindi sappia che condividiamo esattamente la sua ricostruzione dei fatti e la situazione per come l'ha illustrata. Un'ultima domanda, i nostri colleghi ci riferiscono di un incontro stamani in prefettura durante il quale si è respirato un clima di evidente tensione tra la sua struttura e ANAS. Questa tensione poi si è stemperata, ci si è rasserenati un pochettino, oppure questo braccio di ferro che è ideale, non saprei come altro definirlo in questo momento, ancora finché non saranno chiarite le responsabilità è destinato a continuare? Non c'è niente da chiarire, perché se ANAS ha avviato un procedimento interno nei confronti della sua azienda è chiaro che vuole vedere all'interno perché ANAS non ha funzionato. Quindi io solo, diciamo, per quello che mi spetta di mia competenza, noi dovevamo dare l'allerta che si è perfettamente manifestato poi nei fatti nei giorni successivi. Le voglio far presente che l'allerta meteo è stata emesso due giorni fa, cioè lunedì scorso, ed era prevista neve da ieri mattina fino ad oggi, praticamente quello che si è verificato. Insomma, quindi noi il nostro dovere l'abbiamo fatto fino in fondo, siamo intervenuti, questo lo dice la legge, non lo dico io, siamo intervenuti dove dovevamo intervenire e dove potevamo intervenire, dove non potevamo intervenire non avevamo le ali ai nostri mezzi e quindi non siamo potuti intervenire, tutto qui. Nessun braccio di ferro, semplicemente una, diciamo, evidenziare delle criticità e evidenziare delle responsabilità in modo che la prossima volta non accada quello che è accaduto, con stato gravissimo. Grazie Carlo Tanzi, capo della Protezione Civile regionale. Grazie a voi. Tra altre cose volevo dire che noi siamo continuiamo ad essere impegnati, perché l'emergenza per noi non finisce con la neve sull'autostrada, perché noi abbiamo, diciamo, operative su tutto il territorio regionale le nostre squadre che sono preposte a verificare situazioni di emergenza, perché dopo, quando le nevi si sciolgono, iniziano a partire le frane, è un passo quasi automatico, e quindi siamo pronti anche a fronteggiare altre emergenze come abbiamo sempre fatto, a partire dalla Locride, a seguire Vibo qualche giorno fa lo sprofondamento della cavità nel pieno centro abitato e tante altre situazioni. Grazie ancora Carlo Tanzi, Presidente, grazie, capo della Protezione Civile regionale, grazie. Grazie. Ritorniamo in studio, Marco Martino, possiamo completare finalmente. Allora, eravamo rimasti indubbiamente alla disaffezione in questo caso della politica. Beh, è chiaro ed evidente che la rabbia che il signore che poc'anzi ha preceduto il commissario della Protezione Civile calabrese è sinonimo proprio di una malgestione e una disaffezione politica causata da un netto distacco tra la politica e i cittadini. Cioè, ormai la politica, io l'altro giorno lo dissi durante un corso di formazione politica, ormai la politica viene intesa come social, come Facebook, il comunicato sui giornali. Si è persa la concezione di fare realmente la politica nei territori, attraverso le sezioni, attraverso i comizi elettorali. La politica deve ritornare nuovamente ad entrare nelle case. Ma non è, guardate, un annuncio di proclamazione che io faccio durante una trasmissione, soprattutto abbastanza visitata e vista, e credo che le telefonate, insomma, lo certifichino. Ma è questo il monito che bisogna lanciare. E un'ultima cosa, gli episodi che sono accaduti ieri a Cosenza, e questa rabbia che si sta verificando qui in studio, non deve essere semplicemente una rabbia che dall'oggi al domani finisce e tutto si placa, ma deve servire proprio da lezione affinché quello che è accaduto ieri non capiti più.
Cioè, questo è, è il vero insegnamento e la vera lezione nei confronti di ANAS. Io non accuso nessuno, ripeto, sono venuto qui a dire ciò che penso, ma il vero insegnamento ad ANAS è quello che posso affermare da politico, definite come volete, è un impegno maggiore concreto insieme agli enti preposti affinché la situazione che si è verificata ieri sia solo un lontano ricordo. Giovanni Di Bartolo, le conclusioni dopo questo lungo pomeriggio impegnativo che ha messo noi di fronte ad una rabbia che non si è smaltita nonostante la situazione emergenziale sulla 3 sia ormai rientrata. Prego. Sì, senza dubbio rimarrà una ferita aperta, soprattutto se non ci sarà la testimonianza tangibile che comunque problemi di questo tipo, che non riguardano soltanto la funzionalità di un'arteria della Calabria, ma più in generale quello che riguarda la viabilità, le infrastrutture e la sicurezza dei cittadini, è chiaro che non si farà altro che alimentare questa rabbia, anche perché diciamo, lo sappiamo bene, soprattutto in un territorio complesso proprio dal punto di vista territoriale come quello vibonese, è chiaro che una complessità territoriale, una porzione di regione le cui infrastrutture non sono adeguate, non sono moderne, ecco, vorrei utilizzare questo termine, ma io preferirei anche normali, è chiaro che continuerà ad essere penalizzata così come è stato in passato. Se posso fare una piccola... Chiudiamo, anzi, prima un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Vorrei intervenire su questa trasmissione. Sì, è in diretta. Abbiamo il piacere di parlare con... Sì, io mi chiamo Antonio Bonelli di Malito, provincia di Cosenza. Disto da Cosenza un 10 minuti. Prego, prego Antonio, dica. Adesso la priorità è sulla neve, facciamo un dibattito sulla neve per pochissimo tempo. La ringrazio di avermi telefonato, perché a molte trasmissioni non riusciamo noi a intervenire, quelle funziona, diciamo, così le persone ci chiamano sui territori, diciamo, sono gli ultimi. Spieghiamo come funziona, cioè, le persone ci chiamano un attimo. Funziona così, a beneficio dei nostri telespettatori. Le persone ci chiamano, la nostra regia, la nostra produzione filtra la chiamata, registra il numero e poi provvede a richiamare, a mettere in scaletta la... Quindi noi proviamo sempre ad essere di parola con tutti. Prego Antonio. Grazie signor dottore. Comunque dobbiamo fare una trasmissione ogni qualvolta, pure per noi in mobilità, invece torni di mobilità in deroga. Cioè non voglio rubare adesso la priorità sulla... E sempre, diciamo, i politici vengono contattati e ospitati, e mai noi, e mai quelli propri. Questa trasmissione è dedicato, perdonami Antonio, questa trasmissione è nata ospitando le prime quattro puntate all'interno di questo studio e fuori dallo studio esclusivamente lavoratori, e lo faremo anche con i lavoratori. Io sono un vincitore di mobilità in deroga, anche con voi lo faremo, prego. Non stiamo morendo della neve, che è la priorità, ma stiamo morendo ogni volta che ci fanno delle promesse. Comunque, vorrei parlare della neve, cioè le responsabilità di chi sono se le prende, ma non è vero questo, perché i processi poi vanno a finire tutti assolti. Insomma, l'elettore che è intervenuto prima, che i politici sono tutti corrotti, e vorrei rispondere a quel signore con la giacca, che si ricordasse che il primo lavoro, il primo della Costituzione italiana sono i politici corrotti. Cos'è? Perché nei territori, quando c'è la campagna elettorale, lei dovrebbe venire a intervistare, perché promettono lavoro non a chi ha i soldi, ai poveri cristi che stiamo morendo. I responsabili della famiglia, che è l'uomo o la donna di portare da mangiare al proprio figlio, che deve fare? Deve andare a rubare o dire sì, io gli do il voto per vedere se posso andare a lavorare? Che poi questo non è vero, perché poi ti prendono sempre per peso. Io vorrei rispondere pure al padre di quel bambino in galleria, e faccio i complimenti alla giornalista che ha fatto questo servizio e l'ha fatto uscire, perché se no non era mai possibile far uscire una cosa del genere, che ripeto che le responsabilità vengono tutte assolti. O l'assolto o il condannato è il povero Cristo, l'ultimo dell'ANAS. Questo è, perché politici e ANAS non verranno mai processati. Antonio, grazie per questo. Il padre del bambino dovrebbe fare un'acquarela a tutti quanti,
ANAS, i responsabili dell'ANAS, politici, regione, perché quando c'è stata la campagna elettorale, che il presidente della regione e tutti quelli che sono stati eletti alla regione, ai mobilitanti in deroga, avevano promesso che venivano aiutati. Grazie, in che cosa stanno venendo aiutati? Antonio, grazie. A morire di fame, ci stanno aiutando la neve. Grazie, e Antonio. Antonio. Antonio, sì. Allora, sì. Noi la ringraziamo, comprendiamo sì. Assolutamente la sua rabbia. Le garantisco che una delle prossime trasmissioni sarà dedicata proprio alla situazione che vivono i percettori di ammortizzatori sociali in deroga. Questo, perché noi... non è possibile, io sono andato a bloccare tanti ora, comuni. Ora ci dobbiamo fermare perché... ospitare pure, perché non sempre i politici dobbiamo avere la parola. No, qui le posso assicurare che l'hanno sempre avuta. La neve. Questa... Però ogni volta non diciamo che, siccome il primo articolo della Costituzione italiana dice che il lavoro, e se io non c'ho il lavoro, è per il tempo del turno che dice che c'è lo scambio di voto, e ancora esiste il scambio di voto, perché non vanno a sfruttare le famiglie ricche, vanno dai poveri. Per questo la neve, il sale, dove l'hanno mandato? Grazie Antonio, dobbiamo chiudere, grazie comunque, dobbiamo dare spazio anche ad altre telefonate, chiedo alla regia di metterle subito in sequenza. Mi preme puntualizzare, ho provato a farlo ma è difficile insomma farsi comprendere quando le voci si accavallano. Questa trasmissione nasce proprio per dare risposte alle domande e alle istanze come quelle che vengono perorate al signor Antonio. Le prime trasmissioni le abbiamo dedicate proprio ai lavoratori, alle vertenze lavorative. Ci siamo occupati dei precari, ci siamo occupati dei call center, degli LSU e degli LPU, di tanti padri e madri di famiglia che si ritrovano da mesi ad attendere uno stipendio. Una delle prossime trasmissioni sarà dedicata proprio ai percettori di ammortizzatori sociali in deroga. Un'altra cosa, qui nessuno ospita politici, qui ospitiamo i politici, ospitiamo giornalisti, ospitiamo operai, lavoratori, cittadini e siamo soprattutto propensi a interrompere i nostri ragionamenti in studio, e l'abbiamo fatto reiteratamente nel corso di questa trasmissione, proprio per dare voce a coloro i quali ci chiamano. E noi questo cliché lo manteniamo, perché riprendiamo il dibattito in studio e siamo pronti a rifermarci nel momento in cui la regia sarà nelle condizioni di mandare nuovamente, mandare un'altra delle nostre telefonate. Pasquale, indipendentemente da quello che si dice, quello che dicono alcuni nostri che magari possono anche sbagliare nel concetto, nell'obiettivo a volte, però c'è tanta rabbia. Ma la rabbia è giustificata, cioè siamo arrabbiati noi, diciamo che da 24 ore viviamo questa... Non solo per l'Ars, cioè, non, ci mancherebbe altro, cioè, proprio, allora, io poi... ragiono nei termini come bisogna dare razionalità a questa rabbia e anche diciamo un obiettivo. Ecco, questo qui, oggi abbiamo parlato della Calabria. La Calabria, io spesso noi siamo il Calimero d'Italia, cioè dove tutte le brutture vengono lavate, cioè, alla Calabria. Però non dimentichiamo, hanno ragione, dice qui non viene processato nessuno. Qui c'è la percezione che questi grandi, al di là dei politici di cui parliamo sempre, questi grandi manager pubblici, questi grandi direttori generali e via dicendo, siano inamovibili, che siano diciamo, collegati nel potere e sono liberi della protezione. D'altronde questa è la nazione, Pietro, che insomma, ha liquidato 15 miliardi di lire allora, di buona uscita a un amministratore delegato delle ferrovie dello Stato che l'aveva ridotta alla bancarotta fraudolenta. Allora, il punto dove sta? Al di là di quello che è avvenuto, ed è questo che noi dobbiamo pretendere, noi svolgiamo un ruolo, questa cosa qui. Siccome dobbiamo pensare al futuro, qui non si tratta adesso di dare la croce addosso a nessuno, dobbiamo però avere cognizione di chi ha le responsabilità. E proprio di responsabilità parliamo ora, perché la nostra Gabriella Passariello ci ha portato in studio gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda le notizie di agenzia. A parlare è il procuratore capo di Cosenza, Dario Granieri. Vi abbiamo detto in apertura di questa trasmissione, dell'apertura di un'inchiesta da parte della Procura di Cosenza per accertare eventuali responsabilità penali in ordine a ciò che è accaduto ieri sulla A3.
Dice il procuratore Granieri, abbiamo avuto diverse segnalazioni da parte di cittadini esasperati, abbiamo deciso di aprire un'inchiesta, vogliamo verificare se ci siano delle responsabilità oggettive. Al momento, precisa il procuratore capo di Cosenza, non ci sono indagati. Al momento. Andiamo avanti, Pasquale. Sì, diciamo, questa è la questione giudiziaria, però io a questo punto, cioè, siccome io penso che bisogna questo problema risolverlo poi politicamente, che tutti scappano, diciamo, allora... Cosa è necessario? È andato in tilt, abbiamo sentito Tanzi e lo dobbiamo ringraziare per la chiarezza, perché forse proprio perché non viene dai ranghi dei grandi manager pubblici dove parlano per non dire nulla, ha messo in sequenza... A me piace Tanzi. Certo, perché insomma Tanzi è uno che parla con chiarezza, ha messo in sequenza quello che sono le responsabilità. Dopodiché da capo della Protezione Civile ha detto... Quelle che erano le sue responsabilità in questi termini, ha detto perché non si sono potute svolgere. Ora, è indubbio, diciamo, a questo punto, al di là dei responsabili che devono essere individuati e cacciati dalla stessa burocrazia, secondariamente è necessario, proprio in virtù, tocchiamoci, della gestione di crisi che possono essere ben più drammatiche, sapere che il sistema funzioni. Per fare questo è necessario il coordinamento. Allora io auspicherei nei prossimi giorni che insomma si apra un tavolo da parte del governo presso la prefettura e metta insieme gli attori istituzionali che nelle emergenze hanno un ruolo e si predisponga un piano trasparente per gestire le crisi in questa terra, che sono la questione della neve, ma possono essere il dissesto idrogeologico, le frane o eventuali terremoti. Altrimenti è quello che dicevo prima, cioè noi cittadini inforchiamo una strada, no? E non sappiamo come va a finire e non abbiamo la percezione, lo diceva e chiudo, quello che diceva, ci mandano nelle altre strade. Voi dovete sapere che hanno chiuso a un certo punto lo svincolo di Palermo e si è formata una fila di oltre 10 km al semaforo della statale 18 a Mangiata del Mare, dove c'è una sola corsia e dove da 3 anni non si può iniziare l'appalto ANAS per ampliare e sanare quella strada. Si accumulano masse in acqua. Grazie Pasquale Motta. Allora, grazie a Pasquale Motta, direttore di lacinews24.it, grazie a Giovanni Di Bartolo, presidente della Consulta regionale degli studenti, grazie a Marco Martino, segretario regionale dei Giovani UDC, grazie a tutti coloro che sono intervenuti, in particolare i cittadini che ci hanno offerto la loro testimonianza, in alcuni casi hanno espresso la loro rabbia. Grazie al magnifico lavoro di questa struttura, da Cristina Iannuzzi, che ieri si è trovata a vivere una condizione difficilissima in prima linea, offrendoci dei documenti esclusivi e straordinari. Grazie ovviamente al nostro direttore di produzione per aver confezionato in maniera impeccabile Franco Cilurzo questa trasmissione nell'arco di pochissime ore, una trasmissione speciale perché I Fatti in Diretta va in onda anche domani, giovedì, il suo giorno. Ci occuperemo dei veleni, della ex legnochimica e racconteremo delle storie di dolore veramente toccanti. Grazie a tutti voi per l'attenzione. Restate con noi.